Gli altri poi, ho dato tre temi. Ci fosse stato uno che avesse scelto il tema sulla poesia. Mi scusi, professore, vengo qui. Io lo sono presentato. Il dottor Poldini. Piacere. Segretario particolare del ministro Botero. Botero, partecipazione statale. Cesare Botero, il più giovane ministro d'Italia, sì. È qui in città e vorrebbe conoscerla. Mezzo un po'. Tu quanto vuoi per scrivere qualche discorso per il ministro? Tu come vai? A pagina, ora è qui interno. Come ti fai pagare? Le ricorrono in maniera ossessiva, per esempio modernizzazione, c'è quattro volte in tre righe. Io a scuola, dopo la terza volta, lo segnalerò blu, fa un voto in meno. Professore, ti ringrazio, hai visto come è stato bravo? Leopardi pessimista, ma non è vero affatto. Lui aveva l'ottimismo di credere nella forza purificatrice dell'atto poetico. E poi, come scrive il Bini, se non fosse morto nel 37, ce lo saremmo trovati nel 48 sopra le barricate. Dove vengono fuori? Dai 21 miliardi di polline, che sono soldi suoi. Insomma, si tratta di tangenti. Lei fa dei favori. Allora, ho fatto il favore di portare la tua fidanzata a Roma. Che m'hai portato, eh? Che regalo? Le anime belle, le figurine del presepe, le persone oneste. Ne ho conosciute tante, erano tutte come te. Facevo le tue domande. E con voi il mondo diventa più fantasioso, più colorato. Ma non cambia mai. Erano tutte bianche, io non le ho senza la preferenza. E con questa mano qui, con questa matita, tutta la notte. Botero, Botero, Botero. Sei proprio innamorato, eh? Vaffanculo! Vattene, leccaculo! Servo, pezzo di merda! Preso. Non mi toccare tu, servo. Botero, Botero, Botero.